Ciao ragazzi, dunque João Cancelo è un nuovo giocatore della Juve. È arrivato ieri sera a Torino, all'aeroporto, giustamente di Caselle, poi è stato giustamente andato a dormire e stamattina è arrivato al J Medical, dove sta svolgendo le visite mediche. Ora, non ho voluto aspettare, anche perché pomeriggio ci sono le partite, insomma, non ho voluto aspettare che uscisse dal J Medical e che mettesse la firma sul contratto per fare questo video, ho preferito anticipare i tempi. Chiaramente spero che le visite vadano tutto bene, anche perché mi sembra che il ragazzo sia sano, che non abbia problemi. Eventualmente prendo l'impegno di fare un video di scuse, dove dirò di aver fatto una cazzata, però ovviamente spero di non doverlo fare. E il mio pensiero di questa trattativa. Allora, intanto chi mi conosce lo sa, credo che la Juve, il problema principale della Juve dell'anno scorso sia stato un po' il centrocampo e i ricambi in difesa, perché secondo me Rugani non è stato all'altezza. Barzagli non ha più l'età per poter fare determinate partite in Champions e quindi secondo me i reparti dove avrei operato io sarebbe stato lì. Diciamo che non avrei preso il terzino destro, in quanto io ho fiducia in De Sciglio, però c'è da dire che l'anno scorso uno dei migliori terzini destri, visto che non ce ne sono stati, visto appunto che De Sciglio è sempre stato infortunato, che adesso non è riuscito mai a giocare, eccetera, 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 sicuramente uno dei migliori terzini è stato João Cancelo, se non il miglior terzino destro assolutamente del campionato. È forte, è di spinta, quindi cambia la filosofia della Juve. Adesso hai due terzini di spinta, visto che sono convinto, credo che Alessandro rimanga, anche perché comunque, dato di fatto, attualmente c'è, e quindi hai due terzini di spinta, Alessandro e Cancelo. Vuol dire che in una mediana, parliamo di Juve attuale, non parliamo di Juve che sarà, che c'è chi cederà, chi non cederà. Io parlo di chi la Juve ha in questo momento, con Szczęsny in porta, anche se secondo me prima o poi Perin rischierà di scalzargli il posto, ma questa è una mia idea indipendentemente dal mondiale, però credo comunque che si partirà con Szczęsny in porta, Cancelo, Benatia, Chiellini, Alessandro. Insomma, direi che la spinta sarebbe in fase difensiva, sarebbe una fase difensiva molto propositiva. Allegri dovrà essere bravo a fare lo stesso lavoro che ha fatto ad Alessandro anche per João Cancelo, perché il limite di questo ragazzo è la fase difensiva, tant'è che io avevo detto se non si compra un terzino, perché a un certo momento che sembrava che i terzini non li prendevamo, adatterei Cuadrado come terzino di spinta, però chiaramente Cuadrado a 30 anni è difficile che si metta a difendere. Cancelo è giovane, può imparare, può provare a imparare, e secondo me Cancelo può diventare un ottimo terzino e se impara a difendere, chiaramente anche a difendere, non solo a spingere, perché il terzino ha bisogno sia di spingere che di difendere. Diciamo che in Italia purtroppo abbiamo il limite di portare i terzini solo a difendere e mai a spingere. Invece in Europa i terzini spingono, vedasi Carvajal, Cancelo, eccetera, 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 Cancelo, De Marcelo, eccetera, 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 insomma. Quindi, secondo me, João Cancelo potrebbe essere veramente la svolta tattica a livello europeo, cioè una Juve più di spinta. Con Emre Can, Pjanic e Matuidi già avresti un centrocampo più muscolare, perché comunque Matuidi ed Emre Can sono due giocatori che, oltre a essere eleganti, Emre Can è sicuramente elegante e tatticamente preparato, però è anche difensivo, non è proprio offensivo. Diciamo che e un eventuale arrivo anche di Milinkovic-Savic sarebbe un arrivo anche fisico, oltre che di classe. Io parlo proprio di legno, c'è gente comunque che, diciamo che Dira ultimamente era un pochino più fragilino in fase difensiva, ottimo in fase offensiva, ma in fase difensiva un po' fragilino. Quindi credo che la Juve stia puntando ad avere un centrocampo più solido e una difesa che comunque coi terzini spinga, senza bisogno di dover intervenire solo con gli esterni alti. Perché purtroppo uno dei problemi della Juve di quest'anno è stato che con la mancanza dei vari terzini, con un po' di difficoltà, alla fine ci siamo trovati a attaccare praticamente palla alle due fasi, cioè Dybala, Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado, Mandzukic, e tentare la giocata poi per Higuaín o la giocata personale. Con questo arrivo di Cancelo e con, mi auguro, Alessandro, tu praticamente, diciamo che levi tanto peso alle ali, cioè alla Douglas Costa e a Cuadrado, o Douglas Costa, Bernardeschi, o Dybala, Bernardeschi, chi gioca in quel ruolo lì, praticamente
Perché comunque con le sovrapposizioni e la spinta dei terzini potranno avere molto più tempo, molto più spazio per poter buttare dentro palloni o crearsi occasioni. Quindi è proprio una svolta tattica, secondo me, che Allegri ha voluto e quindi secondo me va avallata. Per me, ovviamente, la qualità del giocatore non si discute. La fase difensiva però deve anche imparare a farla perché non si può giocare in 11 in attacco senza difendere. Quindi va bene Cancelo, va benissimo, sono convinto che Allegri lo renderà uno dei migliori terzini destri in circolazione. Come ha fatto con Alessandro, che ha fatto una stagione negativa quest'anno, forse la testa non era proprio legata al campo, ma era legata ai trasferimenti e cose così, ma insomma indubbiamente, è indubbio che Alessandro in forma sia uno dei migliori terzini sinistri del mondo. Avere Alessandro e Cancelo secondo me è un lusso di classe, parliamo di classe eccezionale. La Juve aveva provato a fare questa svolta 2 anni fa con Dani Alves, il problema è stato che Dani Alves a quell'età non poteva più difendere e infatti l'ha fatto vedere anche col Paris Saint-Germain. Cancelo ha l'età per imparare anche a coprire e quindi secondo me il salto di qualità è questo. Detto questo, attualmente la Juve ha 4 terzini che sono Cancelo, Alessandro, De Sciglio e Spinazzola. Spinazzola però è infortunato, quindi secondo me la Juve interverrà sul mercato. Si parla sempre di Darmian, io continuo a dire attenzione a Florenzi che non ha rinnovato e le cifre più o meno sono quelle. Se è probabile che, secondo me, la Juve un pensierino su Florenzi lo può fare anche perché un Florenzi ti consente, nel caso di arrivo, di ritorno di Spinazzola dall'infortunio, che è una cosa che tra l'altro è momentanea, si sa, è una cosa che a dicembre dovrebbe essere risolta, ti consente di avere anche un giocatore che lo puoi dirottare a centrocampo e in altri ruoli perché Florenzi è palesemente un jolly. Quindi attenzione, questa pista qua secondo me non sottovalutiamola, perché sì è vero, va bene Darmian, però secondo me Florenzi è di un altro livello. E avere Florenzi, De Sciglio, Alessandro e Cancelo sarebbe un lusso, ragazzi. Cioè anche Darmian sarebbe un lusso con Cancelo e Alessandro, però io non sono un estimatore di Darmian, quindi assolutamente mi auguro che la Juve vada altrove, ecco. Con Spinazzola comunque che rientra, quindi cioè, ragazzi, secondo me la Juve già così ha fatto un mercato eccezionale. Perin, Emre Can, Caldara, Spinazzola e Cancelo. Ragazzi, cioè, adesso ci aspettiamo sicuramente un altro acquisto, ci aspettiamo che il mercato, ovviamente siamo convinti che il mercato non finisca oggi, ma credo che il mercato della Juve andrà avanti e questa Juve, secondo me, quest'anno sta facendo un mercato molto molto polposo e molto importante. Quindi attenzione perché mi aspetto qualche altro bel colpo. Ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!